Buongiorno, ciao a tutte. Allora, questo sarà un nuovo video per quanto riguarda la rubrica Cose di Casa. Vi mostro gli ultimi acquisti del periodo per quanto riguarda casa, quindi le ultime cose che ho comprato appunto per finire di sistemare la sala e uno dei regali di Natale dei miei che è già arrivato in anticipo, quindi ne approfitto e ve lo faccio vedere. E prima di iniziare il video volevo appunto buttarvi lì questa intenzione che avevo. Volevo girare un video ask nei prossimi giorni o comunque settimana prossima. Quindi se avete qualche domanda da farmi, qualche curiosità, insomma, qualcosa da chiedermi, lasciate le vostre domande qua sotto nei commenti e sarò ben contenta di rispondervi attraverso video. Non ci perdiamo in troppe chiacchiere e iniziamo subito con gli acquisti che ho Indubbiamente fatto. l'acquisto migliore dell'ultimo periodo è il divano. Sto finendo di appunto sistemare la stanza piccina della casa, quindi diciamo la mia sorta di studio barra salotto. E appunto mi mancava il divano. Il divano l'ho preso ormai sarà quasi un mese che è arrivato. Ho preso questo divano qua da poltrone sofà sfruttando una delle loro promozioni. Era andato, mi pare tipo a 158 euro, anziché mi pare venisse quasi 400 a prezzo pieno al modello Casine, nel caso qualcheduno volesse saperlo. E appunto ve lo faccio vedere da vicino. È fatto così, è un tre posti, è un tessuto bianco, non è proprio bianco, diciamo che è quasi più un color avorio, molto molto bello in tessuto. I cuscini ho preso le imbottiture di che, le federe le ho prese al mercato, le ho prese marroni perché quando avevo visto, insomma, diciamo, il divano esposto, l'avevo visto sul tono di marrone, comunque volevo delle tinte unite abbastanza neutre, ho optato per questo. E vabbè, questa qua è un plaid che ho appoggiato qua sopra. Subito vicino vedete che c'è questa lampada qua che ho preso dalle Leroy Merlin, è una di quelle lampade da terra basiche che ora io ho acceso perché sennò risultava blu, non capisco come mai la luce. E io però ho deciso di mettere soltanto 4 dei bastoni questi qua perché sennò rimaneva troppo in alto e non mi piaceva. Ho preso il modello più semplice e più economico, infatti pare l'ho pagato neanche 9 euro. E infine, queste qua sono appunto invece le tende che avevate visto nello scorso vlog. Qualcheduno, se non l'avesse visto, vi lascio comunque il link qua sopra, comunque in alto. E le tende appunto le ho prese al mercato e sono anche queste in tinta Ovviamente mi abbastanza mancherà neutra. da finire appunto di sistemare lì sopra perché comunque tutto così bianco non mi fa impazzire. Ho visto qualche cosa da Ikea, ma devo ancora un po' studiarci bene per quanto riguarda cifra da spendere e cosa effettivamente vorrei metterci, anche perché alle mie spalle, cioè diciamo dove sto, dalla parte dove sono io adesso, c'è la scrivania col computer che è quella che avevo a casa dei miei e quindi non mi va insomma di decorare, mi viene a dire arredare la stanza facendo riferimento alla scrivania, perché poi un domani che la scrivania non ci sarà più, insomma vorrei rimanere sullo stile bianco, anche perché da questo lato qua, vabbè ve lo faccio vedere, una sorta di tipo mini tour, da questo lato qua ho il mio sacro altare appunto di Liga con tutte insomma le foto eccetera, quindi vabbè al di là dei pupazzi che non c'entrano niente, che sono messi là, però insomma vorrei rimanere sullo stile bianco classico insomma Sempre delle Leroy di Merlin ho preso Ikea. appunto questo specchio qua fatto lungo che io ho messo appunto da appena entro in casa perché ogni volta prima di uscire puntualmente mi volevo controllare che magari ci stanno le scarpe sotto un determinato paio di calzoni, il cappotto, la sciarpa, controllarmi bene, e l'altro specchio che ho diciamo mi arriva a mezzo busto, quindi non riuscivo a vedermi bene e ogni volta dovevo andare con le pattine, quelle diciamo che raccolgono la polvere, fino in camera per vedere come stavo, quindi ho preferito fare ciò, quindi ho preso questo specchio qua da Leroy Merlin perché è simile da Ikea, l'avevo visto ma veniva forse il doppio rispetto a questo qua. Questo qua l'ho pagato sui 19 euro mi pare, e da Ikea invece l'avevo visto sui 30, se non 30 comunque 35, una cifra del genere, e questo è quanto.
Sempre per quanto riguarda appunto la sala, il divano eccetera, ho comprato questo mezzero qui che ora beh, vedete piegato perché devo ancora stirarlo e ora vi spiego bene perché, che io utilizzerò da mettere sopra il divano perché comunque essendo un divano chiaro io comunque magari sono truccata o magari mi ci butto sopra e magari mangio schifezze o altro, insomma non vorrei mai macchiarlo. Ho deciso di appunto prendere un, se venisse qualcheduno, a maggior ragione vorrei evitare che qualcun altro lo macchi. Ho preso questo mezzero qua al divano, in questa fantasia qua, diciamo un po' shabby, un po' particolare, ma è uno stile che a me piace molto. Fatta appunto in questa tinta neutra, questo per questo che vi dicevo anche che comunque ho scelto dei cuscini e delle tende in colorazione diciamo abbastanza... tinte uniche, insomma, non troppe fantasie, proprio perché il mezzero del divano, appunto, come potete vedere, è molto, molto, molto particolare. Ha tutte queste scritte, le roselline, diciamo, i timbri postali, quindi è molto elaborata. E devo stirarla perché, beh, a parte il dire del fatto che va stirata perché è così tutta stropicciata, dovrò farla un po' accorciare, in quanto comunque da una parte è un po' troppo lungo, perché comunque sarebbe l'ideale per un 4 posti, ma io ho un 3 posti di divano, e questo qua appunto, avendo trovato l'offerta insomma al mercato, l'ho pagato 15 euro, mi piaceva tantissimo la fantasia e non me lo sono voluta lasciare sfuggire, quindi devo accorciarlo e poi successivamente lo metterò sul mio divano. Ultimo, ma non per importanza, è finalmente arrivato, cioè il mio primo regalo di Natale da parte dei miei, che è lo sfornatutto della De'Longhi, che altro che non è che appunto un fornetto appunto fatto appunto per cuocere, scongela anche, ha la funzione anche di scongelamento, a differenza di quello che avevano preso i miei. All'interno è strutturato così, è abbastanza capiente, insieme a mamma ci cuoce anche le torte, ci si possono cuocere le pizze, si ci cuoce qualsiasi cosa, e per me viene pratico perché poi magari a volte sono da sola, devo attaccare il forno per piccole cucinare piccole cose ed è un peccato, quindi ho optato per questa opzione qua che avevano i miei a casa loro e per me viene molto bene. Non l'ho ancora utilizzato perché appunto è arrivato ieri, però bene o male so come si trovano. La bilancia è appoggiata qua sopra, ma in via solo di decoro, che verrà tolta ogni volta che devo cuocere chiaramente. Ho dovuto, per chi ha visto il kitchen tour sa che qua c'era la macchina del caffè che al momento è stata spostata in attesa che arrivi il mobile che io ho ordinato da Mondo Convenienza, che dovrebbe arrivarmi tra circa un mesetto, quindi ci potrebbe essere già un update della mia cucina. Nel caso non avreste visto il video appunto del tour della cucina, vi metto da qualche parte appunto il fumetto, vi faccio vedere anche come l'ho organizzata eccetera. Qua c'era proprio tutto l'angolino del caffè della macchina, l'angolino del caffè, me lo voglio chiamare l'angolino del caffè perché oltre alla macchina era tutta strutturata appunto per il caffè, però questa era l'unica base dove io potessi mettere il fornetto, perché come potete vedere è abbastanza grande ed è anche, non sembra, ma è anche molto profondo, quindi non avevo alternative. Vi avevo forse un po' accennato nel corso del video che per forza di cose avrei dovuto metterlo lì. Non ho optato per il microonde per il semplice fatto che io il microonde non l'ho mai avuto, non l'abbiamo mai utilizzato, e quindi insomma ho preferito questa opzione qua. Appunto, cose di casa di questo periodo è quanto. Non ho in programma di fare 2-3 tappe appunto da Ikea, da Amazon du Monde, appena sarò di nuovo in ferie, e quindi poi successivamente vedrete sicuramente dei video haul a riguardo. Insomma, spero di avervi dato qualche spunto interessante. Vi ricordo le domande per quanto riguarda il video ask, qualsiasi curiosità chiedetemi pure, sarò felicissima di rispondervi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.